Bene, rieccoci ragazzi alla 26esima parte. Come promesso, nuova grafica. E partiamo dal post. Quello che era, insomma. Grazie alle eroiche imprese di Giulia Quindra, la distruzione del tempo è stata arrestata. E nel mondo dei Pokémon è tornata la pace. Ovviamente non è tornato tutto alla normalità. Rimangono dei luoghi nei quali il tempo è ancora fuori controllo. In generale però le cose stanno migliorando dappertutto. Per quanto riguarda Giulia Quindra, i due Pokémon hanno fatto ritorno alla gilda di Wigglytuff e hanno ricominciato ad allenarsi con grande impegno. Una mattina, alcuni mesi più tardi... Scusa, un esame? Esatto, l'esame di diploma della gilda. Se lo superate potrete lasciare la gilda. Non dovrete neanche più seguire il nostro rigido programma d'allenamento. Naturalmente solo se superate l'esame. Ehi, ciao a tutti. Ehi, noi facciamo parte della gilda da più tempo di loro due. Ehi, perché Giulia e Quindra possono sostenere l'esame prima di noi? L'hanno già dimostrato più e più volte di meritarlo. In fondo Jolly e Quindra hanno salvato il mondo. Ebbè, dimmi poco. Mi sembra ovvio che possono, che hanno il diritto di superare l'esame, di passare l'esame. E così sarà, l'esame avrà luogo tra poco, preparatevi per bene. Ok, intanto ci raccontano che Loudred non ha neanche superato l'esame. Ci ha provato l'anno scorso. Wow. Mentre nel 2015 me la passavo male anche lui. Wow. Ok, quindi dobbiamo andare fino alla sorgente luccichio e tornare col tesoro. Portarlo qua e... Se succederà questo... Ce ne andremo finalmente. Però... Ci raccontano anche di sua malvagità che abita da queste parti a quanto sembra. Beh, vediamo chi è sua malvagità allora. Anzi, vedremo, non vediamo. Per adesso dovremo prepararci e basta. Non lo so, Quindra, che fare. Ah, non può parlarne. Vabbè. Se le regole della gilda dicono che non puoi parlarcene, allora pazienza, andremo da qualcun altro. O magari andremo soltanto a... Come si dice? A Tentoni, ecco. Allora, saliamo le scale. Sali le scale. Sali. Mi sa che però il 40 è poco per andare ora alla foresta inganno. Oh, ci sono Teddy Ursa e Ursaring. Ok. Stanno andando alla foresta inganno, fatalità. Ma non sapete che c'è su malvagità però? Ursaring non ho mai sentito niente del genere. Ma... Vabbè, anche loro neanche mai visto né mai sentito, vabbè. Ma hai ragione, Quindra, è tutto molto strano. Però, dai, se succederà, succederà, se non succederà, meglio così. Dunque, ragazzuoli, io mi preparerò con le solite cose. Nel frattempo, niente, nel frattempo taglierò e ci rivediamo dopo. Farò anche un po' di livelli perché così, come ho già detto, non mi piace tanto e mi sa che ci mazzieranno, chiunque sia sua malvagità. Beh, a dopo. Ok, siamo pronti per andare alla foresta inganno, ok. Molto impegnativa, 13 piani. Ci servirà un bel po' di culo, quindi ragazzi, auguratemi un bel in bocca al lupo perché mi servirà. Mi servirà tantissimo, non abbiamo neanche mosse come scarica o lava sbuffo che possono colpire in molti.
Vabbè. Abbiamo un execute addormentato di fronte, anzi all'atto di Quindra. E niente, ci risentiamo dopo, perché il Jolly, il vostro caro Jolly, ha deciso di tagliarvi 13 piani e risparmiarvi la visione un po', insomma, noiosa. Quindi, a dopo, raga. Altopiano inganno, dove la nostra tragedia sta per iniziare. No, no, ragazzi, questa sarà la parte più brutta di tutte. C'è un incubo ieri e un incubo anche oggi. Prima con il Super Robo Peach, come si dice, e adesso con l'esame della Gilda. Ragazzi, perché la settimana di Ferragosto deve essere quella più dura per me? Non si sa, ma vabbè. In fondo ho scelto io di fare i gameplay, ma non avevo preso in considerazione il fatto che sono livellato poco. E avrei un Gaudio Seme da usare, però non lo voglio usare. Forse perché sono un po' così testardo. Magari era meglio se lo usavo. E magari era meglio se non imparavo idropompa. Forse era meglio se lo mettevo al posto di idropulsar. Ma sapete com'è, ragazzi, io ho il vizio di voler fare, non so, 12 pp di idropulsar, 8 di idropompa. E poi purtroppo non penso che, così sono scoperto, potevo tenermi protezione e risparmiare un po' di Revital Semi così per un breve periodo. Non ci ho pensato, vabbè. Pazienza. Vabbè. Intanto siamo caduti vittima di sua malvagità, appunto, la Gilda stessa. Allora, l'unico mio problema è che purtroppo, ragazzi, dovremmo mettere fuori gioco prima Sunflora. E prima ancora sarà il caso di mettere fuori gioco anche te. Però aspetta. Non mi sembra che Chaimeko più di tanto sia un problema. Provo a ammazzare lui prima. Con forza, però. Avvicinati. Bravo, così. E adesso... Eh no. Così andiamo male. Allora, mettiamo fuori gioco anche te, così che solo io posso decidere quando ammazzare il capitano, ovvero per ultimo. Ok, finché non ci colpisce a noi, Sunflora, è molto buona la cosa. Però non mi fido a lasciarti lì così. Quindra al riparo. Bene, perfetto. Uno è confuso, uno è pietrificato, insomma immobilizzato. E io faccio fuori Dugtrio, perché con Geoforza dà problemi, molti problemi. Allora, uso Fossa per proteggermi, tra virgolette, visto che ho perso protezione purtroppo. E una quinta mossa mi sarebbe stato molto d'aiuto, però siamo a Pokémon e quattro mosse sono sempre state. Allontanati, Quindra! Ah, ok, non può fare niente, è in sosta. Bene, bene, allora... tu occupati di Sunflora, io mi occupo del capitano, ok? Possibilmente incendiandola, è un fiore. Ma lascia stare! Allora... un po' di pazienza, dai Jolly, che ce la si può fare. Non ho avuto neanche tanti sprechi di Revital Semi. O sono io forse che me lo immagino. No, ce ne resta uno, è vero. Mi è andata meglio di altre volte. E sinceramente
Adesso con idropompa e acqua aiuto. Ecco che il capitano se ne va. Purtroppo Sunflora lo vendica. Allora, svegliati. Abbiamo un semisalute, vero? Ok. Quindra, sei... Ok, perfetto. Sei una figa, Quindra. Sei una figa, ok. Stavo per dire, sei una volpe, usa lanciafiamme. Ma, vabbè. Anche attacco rapido è stato una cosa perfetta. Quindi, ce la siamo cavata. 9 contro... Cioè, 2 contro 9. Non è affatto facile, ragazzi, credetemi. E no, non salvo l'avventura. No, Ursaring, magari ci fossimo persi. Abbiamo vissuto un inferno, anche se non siamo ancora morti, in pratica. E niente. Mi auguro che voi due non facciate parte della gilda, perché l'esame è troppo... è troppo doloroso. E lo dice uno che ha resuscitato 4 volte alla Krilli. Vabbè, se non erro anche Krilli 4 volte. Raga. 4 volte noi, 4 volte Krilli. Tutto torna. 4 numero chiave delle resurrezioni. Vabbè. Anche se tecnicamente Krilli poi in GT non viene più resuscitato, perché Goku decide che basta, mi hai rotto le palle, non ti resuscito più, perché effettivamente non serve a moltissimo. Lui ci prova, è ammirevole il suo coraggio, però caro Krilli, ritirati le prossime volte, sai? Noi possiamo resuscitare, ma perché noi siamo eroi valorosi, tu un po' meno. Vabbè. Allora, sorgente luccichio. C'è una strana luce, eh? C'è uno strano fascio di luce circolare che ci permette di evolverci, o almeno permetterebbe ai Pokémon di evolversi. E niente, l'aveva accennato anche Wigglytuff, è vero questo. E niente, allora direi che forse è arrivato il momento che anche noi ci evolviamo, magari. Dopotutto io ho i requisiti adatti. Quindra non li ha, perché servirebbe una pietra che non ho. E vabbè. Intanto ci provo Teddy Ursa. Con successo. Ok. Ok, allora... Vabbè, adesso non riescono più a distinguersi gli Ursaring. Però vabbè, proviamoci. Vulpix, Quindra, attualmente ne hai bisogno. E perché sto dicendo attualmente, se in realtà è actually che sto traducendo alla lettera dall'inglese? Ragazzi, vedete cosa succede a uno che è abituato troppo a giocare a giochi con linguaggio inglese? Ecco, succede questo, che io volevo dire veramente e invece ho detto attualmente, che in inglese sarebbe veramente. Ma vabbè, fail dialogando sono normali, credo. E niente, ora veniamo acclamati, siccome abbiamo sconfitto su malvagità e superato l'esame. Ma amici, siete voi, Sì, certo, dai, ora fanno finta di non sapere. Ma vi pare, ma vi pare? Guarda che lo sappiamo che siete voi,
Altrimenti come fate a saperlo? Altrimenti come facevate a dirci che c'era qualcuno là che nessun altro conosceva? Dai. Ragazzi, quella Gilda ci piglia per il culo, ma va bene. Adesso cambieremo casa. Ci spetterà un bellissimo premio e... e niente, vabbè. Coriandoli a random. E altro, e tanto altro. Ah, e si sblocca anche l'ultimo episodio speciale. Cosa più importante. Venerdì, ragazzi, ultimo episodio speciale. Allora, primo premio. Una sacca dei tesori più capiente. Numero 2. 10.000 poké. E l'episodio speciale Salto nel futuro oscuro è ora disponibile. Ok, sarà il più lungo di tutti quanti. Infatti è composto da tipo 6 dungeon o 7. E quindi preparatevi, saranno tipo 4 parti, credo, o 5. Ecco. Vediamo un po' l'ora di usare questo promontore Sharpedo, dove ci eravamo visti con Grovyle nel capitolo 16, l'alba, la prima volta. E adesso li useremo come letti, però, come abitazione vera e propria. Da notare i denti affilati che si possono vedere e formano appunto una rupe, qualcosa del genere. Infatti in inglese si chiama Sharpedo Cliff. E cliff significa proprio rupe, scogliera, insomma. Quindi, ragazzi, ci si può rivedere adesso quando? Con la storia principale? Non lo so. Però, prima di parlare di storia principale, a parte che venerdì comincerò l'episodio speciale numero 5, ultimo, che vi posso dire? Il video è finito? No, il video non è finito, perché voglio farvi vedere due cosine che cambieranno da adesso che abbiamo superato l'esame della Gilda. Numero 1. Adesso possiamo scegliere il leader. Così come in squadra blu. Però in squadra blu potevamo farlo subitissimo, non dovevamo fare nient'altro. Solo battere Rayquaza e poi... potevamo farlo tranquillamente. E invece qua, vabbè, è stata un po' più dura. Appunto. Adesso possiamo gestire le squadre come vogliamo, come cavolo ci pare e piace. Non è più necessario che ci siamo obbligatoriamente noi. Se io voglio mandare Peyote, non so, in un dungeon dove lui è all'altezza dei livelli degli altri e noi invece siamo troppo livellati, insomma. Per esempio, non so, posso mandarci lui alla grotta di cristallo che deve fare livello 31 e 32, eccetera. Se magari a noi quei livelli lì sono troppo bassi, tipo 20 in meno, ecco, da adesso potremmo... quindi gestire la cosa come più ci pare piace. Lo so che è la terza volta che lo dico, però è una cosa troppo figa adesso. E aspettate, devo anche mostrare un'altra casuccia, perché sono andato un po' troppo di fretta alla nostra nuova casuccia. Infatti qua, ragazzi, anche qua c'è una novità. E da notare il buco che si è aperto alla sinistra dei dojo normali d'allenamento. I dedali, insomma. Il dojo è uno solo, i dedali, volevo dire. Ok, oggi proprio non ci siamo, Jolly. Che cosa hai fumato prima di registrare? Vabbè. Non ci entrerò, però farò vedere soltanto cosa c'è. Ovvero il dedalo finale. Un posto tremendo dove lui ci... consiglia di non andare, però noi ci andremo lo stesso per allenarci più intensamente e anche più velocemente. Detto questo, ragazzi,
da Jolly 92 è veramente tutto. E vi rimando all'episodio speciale Salto nel futuro oscuro. E ci si rivede quindi venerdì. Ciao ragazzi, e commento, like, iscrivetevi e condividete il video. Ciao, state bene e tutto quanto.